Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il grande volley, volley break, la pallavolo dalla 1 alla Z. Siamo giunti alla 21esima puntata, e una settimana dove le ragazze della Bartoccini Forti Fissi Perugia hanno un po' tirato il fiato, perché è stata la settimana per loro di riposo, a differenza delle altre che hanno avute due prima dell'inizio dei playoff. Ne parliamo fra poco con i nostri ospiti. Partiamo dalle ragazze della Bartoccini. Abbiamo con noi la nostra Chiara Rumori, è tornata a trovarci, libero della Bartoccini Forti Infissi Perugia, e accanto a lei l'alzatrice della Bartoccini Forti Infissi Perugia, Beatrice Agrifoglio. Buonasera, buonasera e ben ritrovati. E poi abbiamo finalmente ospite qui di persona, perché a dicembre forse l'avevamo avuto via Skype, Alberto Aglietti. Buonasera, buonasera. Alberto, direttore di Pianeta Volley, è tutto dire, insomma, tutto il volley, specialmente quello umbro. Dicevamo, ragazze, una settimana di riposo, non credo, insomma, no? Non credo, dopo la fine del campionato, concluso benissimo, dopo un po' di sussulti, ce l'abbiamo avuto noi, suppongo che voi ancora di più. Non vi siete riposati, Chiara, suppongo, vero? Ma diciamo che l'attenzione, appena finito il campionato, si è subito portata verso i playoff, e la decima posizione che abbiamo ottenuto sicuramente ci ha aiutato negli accoppiamenti, e quindi adesso siamo proprio fisse e cariche per iniziare questi playoff. Decimo posto, Beatrice, sì. Insomma, un mese fa ce lo saremmo un po' sognati, no? Perché eravamo, cioè, diciamo, l'abbiamo detto a Iosa un sacco di volte, è stata una stagione un po' strana, condizionata da tante cose, dal Covid, da entrate, uscite, eccetera. Però, insomma, un mese fa sul decimo posto ci avremmo fatto qualche firma, quando vedevamo un po' buio. Sicuramente, sicuramente. All'inizio sappiamo che non erano questi gli obiettivi, però visto come si era messa la situazione, direi che è andata molto bene. Ma siamo veramente cambiati ultimamente come squadra, abbiamo fatto risultati molto molto buoni, e a questo punto ce la giochiamo, perché da ora in poi non temiamo più nulla, siamo pronte per tutto. Un cambiamento che è stato evidente, pregherei la regia, perché abbiamo anche preparato qualche frame delle gare che secondo me sono state decisive, no? Per poi conquistare questo decimo posto, questo agognato posto ai playoff. Insomma, voi avete cambiato volto dall'aria buona del Piemonte, insomma, forse da quella famosa settimana, qui è la terza gara piemontese di Cuneo, della famosa settimana piemontese dove avete avuto Chieri, Novara e Cuneo, è stato un po' un crescendo, no? Che è successo in Piemonte? Avete preso l'aria buona? Non credo. Tutto sommato ce l'abbiamo anche qua. Che è successo, Chiara? Insomma, avevamo toccato forse un po', in fondo non si dice, insomma, no, un punto basso con Casalmaggiore, con Bergamo. No, sicuramente Bergamo e Casalmaggiore abbiamo giocato due partite che proprio non ci rispecchiano per niente. E poi secondo me abbiamo messo in gioco ciò che abbiamo sempre provato, e il nostro gioco, diciamo, siamo riusciti finalmente a metterlo in campo e a farlo vedere da Chieri, poi Novara, Cuneo, fino a tutte le partite, fino alla fine. Prima di delle partite brutte brutte, quelle di Bergamo e di Casalmaggiore, c'era stata Brescia, dove avete vinto abbastanza facilmente, una Brescia che però, insomma, qui si è presentata male male, Forse vi ha illuso che la salvezza era più vicino di quello che pensavate, Brescia? Sì, secondo me quella partita lì, cioè, per noi era un po', diciamo, sì, un crocevia, come per dire vinciamo questa e siamo tranquille. Uh-huh. Però effettivamente siamo andati a giocare contro Bergamo e Casalmaggiore molto scariche. E questo ci ha aiutato molto ad andare in Piemonte pensando che comunque non era nulla per scontato. E secondo me il fatto di andare in Piemonte e rimanere su comunque 5 giorni tutti insieme, perché abbiamo fatto Novara e Cuneo una trasferta lunga, quindi alloggiato a Novara e poi a Cuneo tanti giorni, e stare insieme, comunque far gruppo, cioè vivere solo il momento pallavolo, ci ha aiutato molto secondo me a giocare meglio. Alberto, è stato un mini ritiro, esatto. Non ve l'aveva detto la società, ma era una punizione. I ritiri, specialmente nel calcio, sono punitivi. Alberto, se noi abbiamo chiamato la nostra trasmissione la pallavolo dalla 1 alla Z, il tuo portale è da tempo, insomma, che si occupa
la parola dalla 1 alla Z, arriveremo anche alla Z, partiamo da loro, partiamo dalla 1. Un giudizio su questa stagione della Bartoccini. Chiaramente eravamo partiti, la società insomma era partita con altri presupposti, però insomma diciamo alla fine si è riusciti ad aggiustare un po' il tiro. Sì, diciamo, io sono molto critico, quindi dico che la stagione è molto avara, però può essere ribaltata, perché se tocchiamo il ferro, facciamo le corna, quello che ci pare, se superiamo questo turno andiamo a giocare un quarto di finale, che penso fosse l'obiettivo, non dico massimo nell'inizio stagione, ma insomma alla fine, anche se non era proprio una matricola, la Bartoccini è la prima volta che fa partecipa un campionato per intero, quindi, poi, no? Quindi diciamo che può essere aggiustato. Sono d'accordo anch'io che c'è stato questo cambiamento che loro sentono in prima persona all'interno della squadra, e credo che gli ottavi di finale con Cuneo siano alla portata. Certo non bisogna dare niente per scontato, anche se è stato vinto, no? All'andata e al ritorno contro questa squadra, tanto bene. Però abbiamo visto anche recentemente sul maschile che con squadre che ci hai vinto l'andata e ritorno poi fatichi, quindi assolutamente concentrazione massima e grande fiducia. Sì, ragazze, decidete voi insomma chi vuole prendere la parola. L'obiettivo, come diceva Alberto, no, minimo della società all'inizio era questo, l'abbiamo detto un sacco di volte, poi magari sentirsi sulle spalle anche questa responsabilità. La vittoria non arriva. Quanto è stato difficile questo anno, così, insomma? Per me è molto, molto difficile, soprattutto nel momento in cui era novembre-dicembre, in cui non capivamo proprio la direzione che stavamo prendendo. Una volta che poi abbiamo avuto un po' una svolta, diciamo un miglioramento, è arrivato il Covid, e secondo me il Covid veramente ci ha massacrato, e riprendere da quello è stata veramente dura. È stata faticosa, però ora secondo me possiamo recuperare, quindi cioè, io voglio vedere sempre il bello nelle cose e penso che potremo fare bene. Chiara, tra l'altro, insomma, in virtù anche delle ultime prestazioni vostre, molte società hanno detto che insomma vi temono, no? Perché poi avete giocato anche molto, si è visto anche molto rilassate, poi con Firenze, l'ultima gara con Trento. Trento insomma non è stata la vera sorpresa del campionato, una squadra giovane ma bella coriacea, che forse insomma era partita un po' prendendovi sotto gamba e poi non è riuscita ad aggiustare il tiro nel corso della gara, vero? Sì, sì, noi siamo entrate con l'idea che comunque, anche se ci eravamo salvate, però era giusto per noi, per la crescita appunto che abbiamo fatto, passato un periodo appunto brutto, come ha detto Bea, da novembre, dicembre, poi Covid, eccetera, per ritrovare noi stesse e sicuramente per fare quei punti che per finire il campionato con questi 3 punti che ci meritavamo. E abbiamo fatto, secondo me, una partita lineare e tutte abbiamo dato appunto il massimo, e quindi il risultato è stato quello insomma che ci aspettavamo, a parte l'ultimo set che proprio loro hanno un po' mollato, però è stato giusto così. Alberto, dicevi, no, degli obiettivi della società. È chiaro che è stato un anno un po' travagliato anche da vicende esterne. Alla fine, insomma, martedì scorso avevamo ospite il presidente Bartoccini. Nel momento in cui diciamo il primo step è stato raggiunto, quello della salvezza, si pensa adesso ai playoff, però una squadra di Serie A1 deve cominciare a pensare anche all'immediato futuro. Al futuro. Sì. E insomma, cioè, il desiderio di tutti sarebbe quello di continuare a vedere Mazzanti sulla panchina di Perugia. Beh, sicuramente è un personaggio che ha la stima di tutto l'ambiente, un personaggio che è anche molto innovativo nel suo lavoro, per cui potrebbe dare anche un ulteriore stimolo, un'ulteriore crescita alla società, che, ripeto, è comunque una società fresca per la Serie A1, quindi anche se è la seconda stagione, è una società che si deve strutturare ancora, deve finire di strutturarsi anche in virtù dei cambiamenti che ci sono stati quest'anno, perché poi non dimentichiamo che insomma
oltre all'allenatore Bovari, sono cambiate anche diverse figure all'interno, quindi è chiaro che avere come punto di riferimento, non dico di partenza, ma punto di riferimento fisso con un allenatore di questo livello non sarebbe male. Le variabili sono tante perché, come scrivevo oggi, sì, infatti, chiaramente in federazione bisognerà vedere come la pensano, visto che i vertici federali sono nuovi. Però è chiaro che... È anche vero che però lui è in scadenza del quadriennio. Certo. quello... su questo confidiamo bisogna... che probabilmente sarà posticipato al posto Olimpiadi. Al posto Olimpiadi, infatti se si ancora dice, non c'è l'ufficialità. E poi è chiaro che nel caso in cui fosse confermato in nazionale, nel caso in cui avesse anche la possibilità del doppio mandato, bisognerebbe anche avere la possibilità di trattenerlo e essere sul top della scelta da parte sua, quindi le variabili sono veramente tante. Parliamo invece dei play-off, no? Perché a Iosa si dice che molto spesso i play-off sono un altro campionato, anche un po' per le modalità. Gli ottavi partiranno con due gare secche, si giocherà questo fine settimana, non c'è ancora l'ufficialità, sembra che sia sabato, anche in virtù del fatto che poi domenica gioca la SIR, poi mercoledì si giocherà Cuneo e poi c'è la formula del Golden Set, perché poi dai quarti in poi si fa il meglio delle tre gare, insomma sono formule un po' così secche. Beh sì, purtroppo il tempo è sempre quello che è, il calendario internazionale incombe, anzi aver ricavato due partite negli ottavi di finale dà grande merito alla Lega che è riuscita a cambiare in corsa questa formula. Andate e ritorno con un Golden Set finale. A te eventuale. Piace il Golden Set, insomma, ultimamente anche con Perugia l'abbiamo visti. Golden Set, insomma, non è che mi piaccia tanto, però non credo che ci sia altra possibilità in questo caso, deve essere così. Però penso che possiamo farne a meno, nel senso che speriamo se vinci di due partite, ne facciamo a meno. Questo è quello che ci auguriamo, vediamo, insomma, la formula lo sappiamo prima, una volta che sai la formula non puoi discutere poi in seguito, quindi siamo tutti avvisati. Ragazze, a voi piace questa formula dell'ottavo con il Golden Set? Avreste già preferito gli ottavi di finale, il meglio su tre gare? Arrivare al Golden Set è sempre un po'... Cioè, comunque sai che sei dentro fuori, diciamo, quindi è sempre meglio non arrivarci. Però, secondo me, per come è andata la stagione, magari adesso Golden Set e poi andare alle meglio di tre gare, forse era l'unica soluzione probabile. Certo, giocare due su tre forse sarebbe stato meglio, però... Cerchiamo di vincere, così non ci diciamo pensiamo. Subito, dai. Beatrice, diciamoci la verità, insomma, appena finito il campionato, la sera della partita con Trento, ancora i conti non erano stati fatti, però non so perché, insomma, si capiva, si respirava al Palabarton che ve l'auguravate di giocare gli ottavi con Cuneo. Ma guarda, io ho giocato a Cuneo, quindi conosco bene l'ambiente, conosco l'allenatore e le ragazze e so che loro saranno super agguerriti, perché comunque è una squadra giovane che ha fatto bene fino adesso e che ci terrà sicuramente a fare ancora meglio. E quindi, cioè, da una parte sì, siamo contente perché potevamo avere squadre come Busto, Scandicci, che non lo togliere a Cuneo, però comunque hanno obiettivi diversi. Busto adesso forse è la squadra, ecco, le prime più, no? più in forma. Scandicci, esatto. C'è un sacco di sassolini da togliersi alle scarpe, insomma. Quindi alla fine sì, è andata bene, però è anche brutto dire è andata bene perché non è assolutamente da sottovalutare Cuneo. Alberto, tu già ti sei espresso su Cuneo. Togliamo, insomma, sempre la solita Imoco. Passiamo agli ottavi, andiamo incontro a Novara, no? Perché poi i quarti con Novara, che ha un calendario fittissimo, insomma, perché ha giocato lo scorso fine settimana Coppa Italia, gioca di nuovo domani, però sì. Novara è sempre Novara, insomma. Sì, no, squadre di questo livello sono abituate, quindi non è quello sicuramente. Io ripeto, dovessimo passare questo turno abbiamo... fatto, credo, veramente il massimo che possiamo fare, perché anche se io immaginavo all'inizio della stagione che la squadra potesse valere un settimo, sesto posto, è arrivato in decimo
Però anche da sesto, settimo, tu avresti incontrato magari Monza ai quarti di finale anziché Novara se ci fossi arrivato. Adesso facciamo, ripeto, tutto il un gioco delle ipotesi, certo. Insomma, fare quell'ulteriore step è veramente dura, è veramente dura. Quindi io mi accontenterei se veramente, intanto ce la giochiamo a viso aperto, questo ottavo di finale, e poi se riusciamo veramente a passarlo, ecco. Allora poi magari te la giochi con Novara, che è uno squadrone, che è in forma perché ha giocato la Coppa Italia adesso, è nel pieno della Champions League, quindi insomma è una squadra che ha anche tanti elementi. C'è anche un po' il dente avvelenato, no? Insomma, vediamo domani che succederà in Champions League con Conegliano, però esatto. Insomma... l'hanno dato a vedere che hanno un po' il dente avvelenato, però insomma, come dicevi tu, intanto a Novara arriviamoci. Tra l'altro, insomma, c'è anche un po' di incertezza sul calendario, perché purtroppo Casalmaggiore è stato colpito, credo, per la seconda volta da un'ondata di Covid, quindi anche loro rimangono un po' in stand-by. Ho introdotto questo discorso perché con te, Alberto, proprio perché sei un occhio attento e vigile della pallavolo, non solo della 1, proprio lo scorso fine settimana sono cominciati anche i campionati regionali di Serie C. Dopo che un mese fa è cominciata la Serie B, e noi sappiamo benissimo che le squadre umbre, vuoi per problemi delle stesse squadre umbre, vuoi per problemi degli altri, stanno portando avanti dei campionati estremamente zoppicanti, perché... se purtroppo in Serie A, lo abbiamo ripetuto un sacco di volte, sia nel maschile che nel femminile, ci sono state delle giornate in cui si sono giocate due gare su 12 e loro sono tenuti a osservare protocolli molto rigidi, che cosa succederà, insomma? La vedo scura. La Serie B, fino adesso, ho passato un mese e poco più, sono saltate 200 partite. 200 partite. Oltre 200 partite. Recuperarle non è facile, perché una squadra di Serie B non è fatta di professionisti e devono recuperarla infrasettimanale, quindi sarà una gran fatica. A livello regionale, benché le trasferte sono molto più vicine, io credo che possa essere solo un massacro, perché se esce fuori qualche cluster, secondo me il campionato andrà interrotto. E siccome siamo nel pieno della terza ondata, con tutte queste varianti che ci sono, che abbiamo perso, ho paura che ci voglia una grossa fortuna per portare in fondo questo campionato. Ci provano, ci stanno provando, vediamo come andrà a finire, ma purtroppo non c'è tutto questi protocolli, non ci sono nelle categorie regionali. Quindi le non società, ci sono, anche perché ovviamente le società non riescono a osservare, non riescono, questo né anche a livello economico, né come struttura, quindi la vedo veramente molto difficile. Tra l'altro, sulla carta non è stato ancora smentito il fatto che il prossimo fine settimana comincino le giovani di proprio, under 15, 17, 19. Lì siamo ancora, io credo che lì c'è ancora un fattore di complicazione in più, che siano le famiglie, perché famiglie di minorenni non tutti la pensano alla stessa maniera, quindi le squadre che andranno in campo, se andranno in campo, potrebbero essere meno mate rispetto al potenziale, quindi vediamo. Anche perché, insomma, io ho provato a parlarne anche con il presidente Lomurno, che è stato neoeletto per la quarta volta. È chiaro, ci troviamo in una situazione attuale in cui, specialmente nei campionati giovanili, no? Cioè, se da una parte sì, gli togli anche lo sport, però insomma, eticamente parlando, non hanno la scuola, dove sappiamo che bene o male dei protocolli vengono rispettati. Insomma, ricordo che è la regione in assoluto dove i giorni di scuola superiore sono stati inferiori rispetto a tutto il resto d'Italia. 19 giorni di scuola in presenza hanno fatto i ragazzi delle scuole superiori in questo anno scolastico. Quindi, insomma, non mi metto a discutere né a disquisire sul fatto che sia giusto o meno, però capisco un genitore che non se la senta di far affrontare. C'era un altro modo, secondo te? Perché è chiaro che, insomma, questo è un anno di gap, lo sarà per tutti gli sport. Loro
lo stanno vivendo male chiaramente senza pubblico, senza no, perché anche poi anche voi dovrete avete dovuto convivere con questo certo, Covid sì. Usando le però insomma voi l'attività l'avete potuta fare. Vostri coetanei anche più piccoli, magari di lei che tu sei un pochino più grandina, non possono farlo. C'era una soluzione alternativa secondo te? Non lo so, non ci ho mai pensato sinceramente che se ci fosse un'altra alternativa, però credo che ho dato dentro di me per perso anche questa stagione, quindi pensavo che forse con questi vaccini si potesse fare prima, ma vediamo che le complicazioni anche qui sono tante, tra vaccini che non funzionano, tra possibili complicanze, quindi immunizzare tutti è veramente difficile, quindi bisognerà aspettare veramente qualche altro mese e credo che questo campionato sarà anche questo da buttare forse nel cestino. Anche perché a un certo punto insomma pensavamo, diciamoci la verità, insomma, fra novembre e dicembre pensavamo che sarebbe potuto compromettersi anche il campionato di Serie A, no? Sì, non l'avete pensato anche voi ragazze? Tante volte, cioè onestamente tante volte, perché fra tamponi che risultavano positivi, fra squadre che avevano 6-7 positive e recuperare, incastrare con i playoff che sarebbero stati veramente... Cioè, ma guarda che poi a noi è andata bene quello che voi avete dovuto fare, no? Cioè in una settimana siete tre gare in Piemonte per recuperare gare o vostre o delle avversarie che non si sono... potute giocare, insomma alla fine diciamo che ha detto male, bene, la federazione ha incastrato bene, però insomma In Serie A1 è anche possibile, perché già, comunque sì. Sono professioniste, fanno questo di mestiere. Sì, sì, poi c'è il discorso che dicevi pur tu, con no? Tutte le difficoltà, perché poi riorganizzare la trasferta, rimettersi in moto, cioè, comunque è difficile, farlo a livello più basso secondo me è quasi impossibile. Perché, come dicevamo prima, le società non sono così organizzate, sono fatte di dirigenti che prestano il loro servizio nei ritagli di tempo, dal lavoro, dalla famiglia, per cui sì, sì. Diventa... Perché comunque, cioè, in piccolo, il Covid manager, come hanno le società strutturate, dovrebbero averle anche in Serie C, ma è chiaro che, come dici tu, i dirigenti sono 9 su 10 genitori o appassionati, che lo fanno a tempo perso. Vedremo insomma, la paura è tanta. Torniamo al discorso dei playoff, perché insomma ci spostiamo proprio perché dicevamo che Alberto i playoff sono una gara a sé, insomma ce lo sta insegnando un po' la SIR, no? Che ci sta facendo vivere un po' questa, parliamo insomma delle squadre umbre, l'altra squadra, l'alter ego loro, la SIR. Con un po' di saliscendi ultimamente. Sì, bisogna vedere anche come si arriva in fondo alla stagione e questa è una stagione talmente particolare che arrivare in fondo in maniera in forma non è facile per tanti motivi, per cui vediamo un attimo. Anche in passato ci sono state delle espressioni di fine stagione strambe, posso ricordare a memoria nei primi anni 2000 sul maschile che Perugia arrivò ottava e l'allora RPA e batté Cuneo che era arrivata prima. Sì. Facciamo un parallelo proprio Perugia-Cuneo. Cuneo che aveva dominato la stagione, poi ebbe qualche infortunio e lì gli crollò il mondo addosso. Oppure potrei anche ricordare ad esempio la Despar, che non mi ricordo se fu il 2007, ma arrivò quinta in campionato e riuscì a vincere lo scudetto. Fu un'occasione più unica che rara, la quinta in classifica, non aveva mai vinto lo scudetto, però riuscì a recuperare tutto quello che non era riuscita a fare durante la stagione e magari serva di buon auspicio. Ma forse perché con Perugia negli ultimi... parlo un po' più recente, no? Eravamo abituati specialmente in campionato, specie negli ultimi 2-3 anni, a vittorie roboanti. E invece, insomma, abbiamo visto prima la settimana scorsa qui a Perugia sembrava dai, questa la vinciamo facile, 2-0, 3-2. E anche la vittoria a Milano, insomma, è stata un po' sofferta. Poi fra però, poco guarderemo anche il servizio. Strano nello strano, negli ultimi 3 anni è la prima partita che Perugia vince in trasferta nei playoff.
Questo è una cosa, pur avendo sofferto, sì, adesso amanti dei numeri, però pur avendo sofferto, avendo giocato male al di sotto delle proprie possibilità, però è la prima volta che riusciamo a vincere in trasferta, e questo è stranissimo, perché poi voglio dire, però non perdevamo anni, mai in casa, insomma, in casa non perdevamo mai, capito, c'è l'altra faccia, certo, quindi sono tutte cose nuove, veramente tutte cose nuove quest'anno. Riguardiamoci un po' la gara di Milano, della gara 2, perché a questo punto ci sarà gara 3 domenica prossima fra Milano e appunto Sier Perugia. Dovrebbe esserci poi anche una clip di qualche intervista alla fine. Il servizio è di Giacomo Branco. Bella decisiva. Sono servite 2 ore e 11 minuti di grande pathos, ma alla fine Sir Safety Conrad Perugia sbanca l'Allianz Cloud regolando 1-3 in rimonta a Milano in gara 2 dei quarti di finale playoff di Superlega e rimanda il verdetto della serie alla decisiva gara 3 in programma domenica prossima al Pala Barton. Match di grande sofferenza per i Black Devils, che vanno sotto nel primo set 25-23 e sono spalla al muro 18-13, nel secondo con una Milano ottima in fase break ed una Perugia al contrario contratta e con tanta pressione addosso. Poi scatta la scintilla nella metà campo bianconera, grazie in primis all'esperienza di Travizza e Colaci. Così, magari non giocando la miglior pallavolo del pianeta, ma con estrema tenacia e determinazione, restando sempre attaccata ad ogni singolo pallone, Perugia vince in volate di rimonta, secondo e terzo parziale entrambi 23-25. Poi nel palpitante quarto set, dopo aver ancora una volta recuperato uno svantaggio di 3 punti, piazza nel finale il break decisivo dal 18-19 al 18-23 con Leon che chiude il pallone della vittoria sul 20-25, decretando come la semifinalista si deciderà tra 7 giorni al Pala Barton. Proprio il cubano passaportato polacco risulta ancora una volta dominante con 28 punti e il 67% in attacco, ma l'MVP se lo prende un chirurgico solo che chiude con 12 punti, l'82% in primo tempo e 3 pesantissimi muri. Doppia cifra anche per Terhorst con 14 punti, Plotnicki con 12 palloni vincenti e menzione di merito per Russo in campo dal secondo set per Ricci ed autore di 5 fondamentali muri vincenti. Eravamo tesi, eravamo fallosi, siamo riusciti però a rimanere sempre uniti sapendo che avremmo trovato un buco dove infilarci e secondo me più o meno l'abbiamo preso. Ha ricominciato a funzionare quando contava la nostra fase break, non tanto con la battuta ma col muro, con la difesa, insomma cercando di tenere la palla in aria, e siamo riusciti a giocare più a pallavolo. Però credo che sapevamo che sarebbe stato quasi impossibile giocare bene oggi con tutta la tensione del caso, con insomma, la situazione in extremis, però siamo riusciti a recuperare una serie di nervoso e abbiamo speso tantissime energie, però ne valsa la pena. La serie tra Perugia e Milano torna dunque al Pala Barton per la bella di domenica 21 marzo. Ma ora per i Black Devils si apre nuovamente la pagina della Champions League. Giovedì è infatti in programma l'andata della serie di semifinale contro ITAS Trentino. Si gioca a Trento ore 19 per un altro match importantissimo e dal grande fascino, dove il voltaggio, sia in termini di gioco che dal punto di vista emotivo, sarà ancora più qualitativo ed elettrico. Io voglio giocare solo partite importanti, voglio giocare partite dove c'è pressione, dove c'è tensione, dove si urla, dove si litiga, dove i palloni scottano, e dobbiamo essere pronti a giocare questo tipo di gare, questi tipi di palloni, perché se uno non vuole la pressione, se uno non vuole i palloni che scottano, può tranquillamente andare da un'altra parte a giocare. Qui è così ed è giusto che sia così. E quindi Trento, giovedì. E ci sarà da sudare, da divertirsi. E la semifinale di Champions deve essere così, deve essere difficile. Abbiamo qualche giorno per recuperare e prepararla, quindi cercheremo di fare meglio di oggi. Beh, Alberto, insomma, un Colaci felice e contento, di solito non è proprio così in aria durante le interviste, si vede che si era un po' scaricato. Più sì. Difficile giovedì a Trento o domenica a Perugia con Milano? Che dire, sono difficili tutte e due, perché c'è veramente, sono gare da dentro fuori, incomincia veramente ad esserci un peso molto grande, non so che pressione possa mettere la società sulla squadra, però è chiaro che le sicurezze che hanno acquisito durante tutto il campionato sono un pochino
venute a vacillare in queste ultime settimane, per cui sanno che non devono sbagliare, sanno che devono giocare bene per vincere, perché altrimenti Trento difficilmente regala. Non dico tanto Milano, che comunque sta giocando molto bene, una buona pallavolo e gioca libera perché non ha obiettivi superiori a quelli di Perugia, quindi tutto quello che viene è guadagnato. Però credo che a Trento sarà molto molto dura, perché loro in casa hanno dei buoni riferimenti, è difficile veramente batterli. Non si ripeterà difficilmente una prestazione come quella di semifinale della Coppa Italia, dove li abbiamo, userei dire, veramente asfaltati, perché con la battuta che veramente ce ne entravano tutte, quindi ripetere quella partita in questo momento non mi sembra molto difficile. Quindi sarà un'altra partita da essere molto molto pazienti, di ricostruire azioni lunghe, tante difese e di mettere un bel muro davanti a quel opposto che è Nimir Abdelaziz, perché tira veramente delle legnate tremende. La domanda cattivella a proposito di opposti: manca Tanasevic a questa squadra? Manca senz'altro, perché per quanto abbia fatto molto bene Terhorst in questo che non è un suo ruolo, quest'anno abbiamo visto che l'opposto, insomma, rispetto agli altri anni, non ha dato il supporto che serviva a Perugia. Abbiamo compensato alla stragrande con un Leon che veramente è impagabile, anche se lui qualche volta fa delle cavolate mortali, come in gara 1 contro Milano, che sì, abbiamo visto sbagliare 3 o 4 palloni che veramente non sono da lui, però non gli si può veramente dire niente, perché poi, ecco, come ha detto il servizio poco fa, ha compensato anche Plotinski, ha compensato anche Plotinski, che però è un pochino più incostante. Sì. Questo talento che ancora veramente non è esploso del tutto, perché tutti si aspettavano che venendo a Perugia facesse un salto di qualità tremendo, invece ci ha regalato alcune prestazioni buone, altre non all'altezza di una squadra che vuole vincere, però serve il contributo di tutti, quindi non c'è Atanasievic, ce l'abbiamo visto, abbiamo una carta in più che è Muzzai, vediamo. Le possibilità per giocare bene ci sono, e bisogna essere mentalmente molto preparati. Ragazzi, torniamo un attimo da voi prima di fermarci per la pausa pubblicitaria. Parlavamo prima del fatto che adesso avete i play-off, però io credo che, insomma, anche voi stiate pensando al vostro futuro. Voi avete due ruoli importantissimi, due ruoli chiavi, vi siete fatte trovare sempre molto pronte nel momento in cui siete state chiamate. Non so se le aspettative vostre personali erano diverse da quelle di quest'anno. Ci state già pensando al prossimo campionato, a un prossimo futuro? Ma allora, intanto per me quest'anno è stata una crescita, soprattutto appunto quando è arrivato Davide, ma per me io sono cresciuta tanto, e quelle partite che ho giocato ho cercato di dare il meglio, e quindi sono molto molto contenta. Per adesso io personalmente vedo, nel senso che prima facciamo i playoff, vediamo come vanno, al meglio delle nostre potenzialità, e poi vedrò quello che... Beatrice? Ma io sono contenta, cioè sono una che onestamente non si accontenta mai, quindi sì, sono contenta, però vorrei sempre di più, e quindi quando c'è spazio io, cioè, ne sono felice. Ma detto questo, ci sto ragionando, cioè ho voglia di giocare, quindi di essere titolare, e però ho anche voglia di avere un allenatore che, cioè, mi stia dietro, tra virgolette. In che senso? Ho voglia di migliorare ancora, comunque, sai, palleggiando ancora un'età in cui posso imparare tante tante cose, quindi ho voglia di avere una persona che mi faccia lavorare tanto, e quindi non lo so, non ho ancora ragionato bene, però vediamo un po' quello che verrà. Pensiamo fuori. Il 26 aprile, esatto, dopo la finale, sì, esatto. La finale dei play-off. Bene, come annunciato ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, torniamo subito dopo con un ospite via Skype, a fra poco.
eccoci qua, ben ritrovati a Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z. Eccolo qua, ce l'ho adesso alle mie spalle, collegato con noi Simone Santi. Ciao Simone, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ospiti. Anche se Simone Santi, nostro collega, abita qui vicino, in realtà ce l'abbiamo collegato via Skype perché è di nuovo fuori per arbitrare una partita. Ci arriveremo tra poco. Simone, non leggo tutto il tuo curriculum perché insomma no, è troppo lungo. Sappiamo solo che quella che hai arbitrato lo scorso fine settimana è stata la tua sesta finale di Coppa Italia e adesso sei a Novara perché domani che fai? Ti ritrovi davanti di nuovo Imoco e Novara. Nuovamente le due squadre fortissime e questa volta è una cosa molto bella che ha deciso la CEV, anche se lo ha deciso a causa delle problematiche legate al Covid, perché ci sono grosse difficoltà di collegamenti aerei in questo periodo e quindi hanno deciso che in caso di derby, non solo in Italia ma anche in Russia, anche in Turchia, uno dei due arbitri è dello stesso paese, proprio per evitare di far girare più gente possibile in questo periodo che non è proprio il caso di girare. E quindi domani alle 21 assieme alla collega Susanna Rodriguez arbitrerò nuovamente Novara Conegliano. Eh sì, te sei stancato? Ormai in tre giorni, insomma. Adesso no. A parte diciamo scherzi, che... Simone, un attimo solo, poi torniamo sulle gare di Conegliano e di Novara. Ho detto, non leggo il tuo curriculum perché è lunghissimo, perché tu sei arbitro internazionale da tanto, da tantissimo arbitri le massime competizioni. C'è sempre la stessa emozione o no? Ormai ti sei abituato, sali lì e chi c'è lì sotto, insomma. No, assolutamente no. C'è sempre una grande emozione, anche perché ho la fortuna di arbitrare in Serie A dal 1994 e diciamo che inoltre ho arbitrato 17 finali Scudetto fino ad oggi, speriamo di non fermarsi a 17, e in questo momento del campionato c'è sempre una grande emozione perché quando partono i playoff parte un altro campionato. Lo dicevamo poc'anzi adesso... anche noi. Scusa? No, dicevamo poc'anzi che in generale, no? Qui ci sono le ragazze della Bartoccini e c'è anche Alberto Aglietti, parlavamo proprio del fatto che i playoff sono un altro campionato, sia nel maschile che nel femminile. Saluto Alberto, non l'avevo riconosciuto. Ciao Alberto, scusami, ciao. Ma non ti avevo riconosciuto. Sto facendo questo Skype con un telefonino, quindi certo. Non ho messo fuoco. La visibilità è ridotta. No, ti dicevo che è un altro campionato, quindi le partite che adesso ecco, arrivano alle designazioni sono sempre una grande emozione, una grande carica ad andare a arbitrare, una grande concentrazione. L'errore purtroppo è sempre dietro l'angolo, l'arbitro bravo è quello che fa meno errori, perché non farli non è possibile, e quindi naturalmente questo è un momento molto molto delicato, sia a livello nazionale e anche a livello internazionale, quindi questo è il momento di mantenere altissima la concentrazione. Simone, quando un allenatore ti chiama il video check, lo temi insomma tu il video check? Ce l'hai tu una percentuale? Quante volte il video check ti smentisce? Domenica nella finalissima, una volta su sei. Sì, l'ho visto, ho visto. Però no, assolutamente è un aiuto per l'arbitro. Se l'arbitro lo prende come una sfida non ha capito, è un aiuto, assolutamente permette di andare avanti tranquillamente, nel senso che se tu commetti un errore l'allenatore chiede il video check, si tranquillizza immediatamente tutto quanto, prima potevano continuare le problematiche, adesso invece con il video check non ci sono più problemi, nel senso che il video check ristabilisce la verità. Se l'arbitro ha fatto un errore, quell'errore non c'è più, nel senso che viene tolto perché c'è il video check che rimette la verità a quello che è stata l'azione. Quindi è assolutamente un grande aiuto e da quando c'è il video check ci sono molto, molte meno proteste. Certo. Senti Simone, scendiamo un po' nel dettaglio delle gare che hai arbitrato, quella di domenica e quella di domani. Di nuovo Novara e Conegliano.
Ma Conegliano non ce n'è per nessuno, secondo te? Tanto ma no, io direi proprio di no, perché anche domenica è stata una partita che in molte fasi dei set è stata sempre molto combattuta. Oltre al set vinto da Novara, però all'inizio dei set Novara è sempre stata davanti. Anche c'è stato un parziale terminato ai vantaggi, sì. 25-23, nel senso che ci sono state, cioè, le squadre si stanno sempre più avvicinando. È vero che sulla carta comunque Conegliano è sempre, tra virgolette, comunque più forte, riesce a vincere maggiori numeri di volte, però le due squadre secondo me si avvicinano anche dal fatto che si conoscono molto bene e se, diciamo così, non ne voglio per la carità, ma se un pochino cala Paolo Egonu, le squadre si avvicinano molto molto di più. Insomma, concordi con chi ha sostenuto che Conegliano è Egonu dipendente? È una battuta, ovviamente. No, diciamo che non è che lo dico io, lo dice qualcun altro. Sì. Basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche. 37 punti. Basta guardare le partite. Se diciamo la palleggiatrice sfrutta più le altre rispetto a Egonu, diciamo che le altre squadre riescono un attimino ad avvicinarsi. E poi io, ecco, ho visto ad esempio la partita, ero terzo arbitro nella partita nella semifinale contro Monza. Anche Monza, nel momento in cui cercava di mettere in difficoltà un po' la ricezione, perché Monza ha giocatrici che battono molto bene, nel momento in cui mette in crisi anche la ricezione, metti Conegliano, diciamo, un pochino sotto stress e inizia a soffrire, forse anche perché non è abituata. Quindi inizia a soffrire. Secondo me domani sera sarà una partita veramente molto molto carica, visto che si sono affrontate solo 3 giorni fa, visto un po' le battute che ci sono state in questi 2 giorni. Penso che sarà una bella partita, molto tesa, molto combattuta. Tra l'altro, ragazze, insomma, forse fra le poche squadre che avete un po' impensierito un po' a Conegliano, ci siete stati voi. Credo che Conegliano abbia chiuso la regular season solo con 8 set persi e uno, insomma, l'hanno perso con le ragazze della Bartoccini, Simone. Anche perché tu sei umbro, ma ovviamente a te è precluso poter, suppongo, no? Mi sembra di ricordare. A te è precluso poter arbitrare le squadre umbre di Serie A1, vero? Sì, c'è l'extra provincialità. Si può arbitrare squadre della propria regione, ma non della propria provincia. Quindi Perugia, le squadre di Perugia. Cioè, quindi se ci fosse Terni in A1, tu potresti arbitrare una squadra esatto. di Terni in A1. Terni Orvieto, ma non nelle squadre Perugia, Foligno, insomma, di queste. Ho capito. Simone, nella tua lunga carriera, che come ci hai fatto chiaramente capire tu giustamente, non sei ancora assolutamente intenzionato a interrompere, facci 2 nomi, a prescindere, italiano o straniero, uno del maschile e uno del femminile, dei giocatori che ti hanno colpito di più. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista comportamentale. Dopo ci dici quello del comportamentale, perché di solito, insomma, non è detto che sia il più forte. Io ti dico il giocatore, il pallavolista più forte che abbia tu visto giocare e la pallavolista. Allora, diciamo che pallavolista, che è uno di quelli che più mi piaceva, un grande centrale, è stato il brasiliano Gustavo, un giocatore straordinario che abbiamo avuto l'opportunità di arbitrarlo anche in Italia, ha giocato anche con la Sisley, un giocatore straordinario, un giocatore di una grande educazione anche, ma veramente incredibile in attacco, incredibile a muro. Io ho arbitrato serie di partite dove lui faceva sempre il 100% in attacco, veramente un giocatore straordinario, che lo metto accanto a un altro giocatore straordinario che è una persona che ogni tanto ci sentiamo anche su Instagram, ci scambiamo messaggi, che è un ragazzo d'oro ed è Vissotto, Leandro Vissotto, un altro grandissimo schiacciatore opposto del Brasile,
con il quale abbiamo fatto anche trasferta assieme 2 volte in Giappone, perché lui aveva finito il torneo, lasciato la nazionale brasiliana per tornare in Brasile, invece lui tornava in Italia perché iniziava il campionato. Quindi abbiamo coltivato questa straordinaria amicizia, veramente un giocatore e una persona straordinaria. Per quello che riguarda l'Italia, io ecco, posso dirti Maurizia Cacciatori, perché è una straordinaria giocatrice, una straordinaria donna, anche con lei siamo sempre in ottimi rapporti. Direi Maurizia Cacciatori e Alessandra Zambelli, che anche lei è una straordinaria giocatrice della ex Teodora Ravenna nazionale, anche lei siamo in ottimi rapporti, quindi mi piace ricordare ecco, queste due italiane. Siccome prima me l'hai chiesto, adesso ci dici il giocatore o la giocatrice più strana, insomma, perché ormai ci ha incuriosito. Secondo me Alberto Ietti già lo sa. Allora, diccelo Alberto. Vermiglio, Valerio Vermiglio, personaggio fuori dal campo fantastico, cioè Valerio un personaggio che lo prendi il palleggiatore, penso che avete... Certo. No. E Valerio un personaggio che lo prendi fuori dal campo, è una persona straordinaria, un pezzo di pane, appena entra in campo si trasforma, è un leone, deve sempre, oltre a giocare lui c'ha sempre qualche nemico, può trovare un nemico in panchina, un nemico in tribuna, lui ha bisogno di un nemico, quindi di sfogare la sua... È un ragazzo, ripeto, straordinario fuori dal campo, ma in campo non ti perdona nulla, non ti ha mai perdonato nulla. Simo, rapidamente, perché poi dopo vogliamo farti qualche domanda sulla nostra regione. Ancora non è stato ufficializzato, queste Olimpiadi ci saranno secondo te? E tu sarai chiamato per le Olimpiadi? No. Noi abbiamo una regola interna nostra tra arbitri italiani, non scritta, ma un accordo che c'è, che un arbitro italiano non può fare più di una Olimpiade. Quindi... noi abbiamo avuto anche grandissimi arbitri in passato che però hanno fatto una sola Olimpiade. Ricordo gli ultimi. Tu l'hai fatta nel 2012? Scusa? Tu l'Olimpiadi l'hai fatta nel 2012, mi sembra, vero? Sì, sono stato a Londra nel 2012, Luciano Gaspari nel 2004 era stato ad Atene, e Massimo Menghini nel 2008 a Pechino, e poi le ultime a Rio le ha fatte Fabrizio Pasquali. E quindi ecco, la prossima sulla carta secondo me ci saranno, perché altrimenti sarebbe un flop economico spaventoso per quello che già è stato speso. Ci saranno senza pubblico, quindi un'Olimpiade che sarà sicuramente molto strana, però saranno fatte. E l'arbitro italiano candidato a queste Olimpiadi è Daniele Rapisarda. Ho capito. Simo, adesso torniamo in Umbria, tu adesso sei su in Piemonte, però insomma tanto dovrai tornare. Non puoi arbitrare né la Bartoccini né la Sir, però rapidamente un giudizio tuo, consideriamo da esterno, sulla loro stagione. Allora, guarda, ho seguito le partite, grazie a TRG Umbria TV, della Bartoccini, e ho visto che sinceramente c'è stato un cambio di marcia in questa squadra rispetto a, diciamo così, all'inizio del campionato. Forse c'è stata anche più consapevolezza dalle ragazze, magari tante ragazze che non si conoscevano tra loro, quindi c'è stato sicuramente un inizio difficile, però io penso che anche con la sua esperienza Mazzanti abbia cercato in qualche modo di tirar fuori il meglio da tutte le ragazze, e alla fine insomma i risultati si sono visti, e c'è stata questa salvezza assolutamente meritata, e speriamo anche di tornare presto al palazzetto per poterle vedere dal vivo, queste ragazze, che sicuramente anche per loro è stata un'annata un po' strana, no? Giocare senza pubblico sicuramente non fa piacere neanche alle giocatrici, come non fa piacere a noi arbitri
che magari siamo abituati, eravamo abituati a giocare con palazzetti strapieni. Stracoli. Quindi, secondo me, è una buona annata alla fine per la formazione del Bartoccini. La Sir è la squadra, secondo me, da battere in assoluto, è la squadra che è assolutamente favorita per la vittoria del campionato, ma secondo me anche in Champions può assolutamente dir la sua, poi senza la Lube, secondo me può assolutamente dire la sua, se naturalmente riuscendo a passare l'esame Trento, però secondo me la forza con Leon, con un giocatore come Leon, la forza della Sir non ce l'ha nessuno. Alberto forse voleva farti una domanda, dai. Sì, Simone, tu hai detto nel 2004 sei diventato internazionale, no, hai iniziato la Serie 1. La Serie 1994, scusa. 94. Però prima hai fatto tanta gavetta, quanto ti ha aiutato a arbitrare i giocatori indisciplinati come me? Molto, però tu pensa, Alberto, no? Quando si dice fare la gavetta, arbitrare in regione, quei campionati bellissimi che erano i vostri, erano campionati straordinari di livelli. I giocatori indisciplinati, qui ce n'hai noi, due, insomma, noi eravamo, perché c'ero anch'io che arbitrare. Noi eravamo tutti vermiglio, quando entravamo in campo eravamo tutti nemici. Sì. No, a parte questa battuta, ti volevo chiedere invece questo è il tuo ultimo anno da arbitro, mi pare, quindi sì. Sono rimasti pochi mesi, hai incominciato a pensare a come sarà il tuo futuro senza questo piacevole hobby che è diventata una professione, oppure ancora non ci vuoi pensare? Sì, no, io naturalmente sono gli ultimi mesi, quindi diciamo così, c'è stato qualche abbocco, possiamo dire così, qualche chiacchierata informale con i vertici del settore. A me mi piacerebbe restare nel settore tecnico, non nel settore politico della federazione. Mi sento assolutamente un tecnico, mi sento un uomo da palestra, esprimo il meglio di me quando sono proprio in campo e quindi comunque ci sono possibilità nel far crescere i giovani, naturalmente, e quello sarebbe il mio obiettivo, di prendere in mano un po' qualche fascia, cioè è inutile tanto che io vada ad osservare arbitri che attualmente stanno arbitrando la Serie A, cioè no, mi sembra anche assurdo arbitri che ci ho arbitrato magari fino a ieri. Certo. E quindi secondo me arbitri di Serie B, che ne so, cioè la possibilità di far crescere qualche arbitro, di portargli la mia esperienza. Senti, un'altra mia esperienza è di uscire da qualche situazione magari difficile, di dare qualche consiglio. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare. Un'altra piccolissima domanda. 55-56 anni, secondo te, è un limite troppo giovane per smettere di arbitrare oppure si potrebbe spostare un po' più avanti? Guarda, ci sono stati arbitri in alcune nazioni, in Russia ad esempio, ai quali sono state date delle deroghe per andare avanti un anno, due anni, non so se magari perché dietro c'era ancora bisogno di crescere, non lo so, se c'erano troppi giovani. Io penso che noi in Italia, per quello che mi riguarda, dietro comunque ci sono arbitri già pronti per, tra virgolette, prendere il posto di noi che stiamo andando via. Anche in Umbria, Simone, sì. Perché insomma della tua generazione l'Umbria è stata un'eccellenza anche da questo punto di vista. Siete insomma 4-5 che avete fatto strada. Ci sono qua in Umbria arbitri pronti come della tua generazione? La nostra, d'altra parte. E guarda, io in Umbria abbiamo in Serie B due o tre arbitri che secondo me nel giro di poco tempo possono arrivare in Serie A. Non faccio nomi perché certo. non va bene, però abbiamo due o tre arbitri di Serie B che secondo me sono pronti, un anno, due anni sono pronti a salire nella massima serie. Però noi abbiamo avuto Massimo Menghini,
Abbiamo avuto Fabrizio Saltalippi che ha arbitrato insieme a me 12 anni, noi per 12 anni siamo stati in coppia insieme, in coppia ci siamo tolti tante di quelle soddisfazioni, penso che no, come si dice, la metà basta. E adesso c'è Ilaria Vagni che sta veramente andando molto bene, insomma un bel gruppo di arbitri, poi anche coloro che stanno facendo la Serie A, ci mancherebbe, chi è che non ha chance per arrivare a livello internazionale, che comunque stanno facendo molto bene. E insomma, la classe arbitrale della nostra regione è stata per anni a, diciamo così, a dominare l'Italia. Bene, Simone, ti ringraziamo, stai concentrato perché insomma domani c'hai quest'altra gara bella, bella e importante. Grazie tanto, ovviamente insomma Simone è amico delle nostre emittenti, però noi abbiamo dovuto chiedere il nulla osta alla federazione per averlo nostro ospite. Tra l'altro ieri lo richiamavo, Simone non mi arriva la risposta, e invece poco dopo è arrivata. Ti ringraziamo, in bocca al lupo e a presto, ci rivediamo. Saluti qua. Gli ospiti, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Allora ragazze, siamo in conclusione, voi le guardate le altre gare, che ne so, l'avete visto, oppure quando insomma siete rilassate fuori dalla palestra, tutto tranne che la pallavolo? No, io sinceramente seguo molto, cioè mi piace seguire, vedere. Anche finire. La maschile? Un po' di meno, però seguo anche quella, più la femminile. Mm-hmm. Beatrice, sì. Tu? Io onestamente quando stacco. Via la pallavolo, sì, stacco. Sì, cioè mi dovessi mettere a guardare qualcosa, magari preferirei guardare i maschi. Ma noi donne pochissime volte, magari se c'è qualche amica, qualcuno con cui ho giocato, sì, allora sicuramente, ma se no, no. Anche perché insomma... Si stanno facendo dei sforzi, ma non è che gli si dia chissà quale vetrina a sto pallavolo, Alberto, a livello nazionale o meno. Alberto, in conclusione, ci tracci un po' il profilo del tuo portale, perché tu sei stato un po' all'avanguardia. Quanti anni ha il tuo portale? Il portale è nato nel 2009. Che però viene da una precedente esperienza, sì, editoriale, no? Del, sì, cartaceo. Il cartaceo era nato prima perché... Mi piaceva l'idea di poter portare una rivista mensile con qualche approfondimento sui personaggi che facevano parte del mondo pallavolo in Umbria e distribuirlo nelle palestre. Era una gran bella fatica perché seguire l'impaginazione, sì, seguire la stampa, la distribuzione diventava veramente... Devo dire che ho avuto tanta, conoscendo quasi tutti in Umbria, ho avuto tanto aiuto da parte delle società, di alcuni personaggi che mi aiutavano a dislocare, però era una gran fatica. Poi c'è niente a che vedere con avere un portale in cui puoi, no, cambiare fino all'ultimo secondo. Anzi, sì, correggi anche gli errori sul, certo, portale perché ne fai. Quindi no, è stata una bella esperienza. Ma io venivo addirittura da prima, da un'altra esperienza su internet, che ancora i tempi non erano maturi perché io facevo... il giornalista a tempo perso allora, però era Via dello Sport, nata su idea di Mario Campana, un grandissimo atleta di Terni che è arrivato in nazionale, ha giocato in Serie A1 a Modena tanti anni, quindi mio coetaneo, e conoscendoci partimmo con questa esperienza, ma fu un'espansione troppo boom, perché partimmo con la pallavolo, poi inserimmo il basket, poi inserimmo il calcio a 5 e diventò una cosa a livello nazionale che non respiravamo più. E io dissi basta, no, che cavolo lo facciamo a fare? E quindi abbandonammo il progetto dopo un paio d'anni, ma facemmo anche una bella serata una volta alla discoteca a Passignano, una serata finale in giugno dove premiammo, c'erano tutti i giocatori, c'era Biribanti, c'era Leondino Giombini, c'era Tajaghero, vennero da tutta Italia anche quelli della Serie B, facevamo una classifica dei migliori marcatori della Serie B, una cosa spaziale che adesso a ripensarci dico come abbiamo fatto, non lo so. Però ecco, il portale è nato con, volendo a questo punto, con queste esperienze, seguire la pallavolo Umbra e dare spazio anche a chi non ce l'aveva, e quindi le categorie regionali e le categorie giovanili. È una piccola cosa perché chiaramente
al tempi miei era impensabile. Io ebbi una citazione su una rivista mensile dopo che feci le finali nazionali under 17 ad Ancona, mi sembrava, ah cavolo, c'è il mio nome, ah, però voglio dire, adesso volendo tutte le settimane uno sì, no, sì, può leggersi come è andata a finire la propria squadra. Certo, ho bisogno. Tu hai un portale aperto alle sollecitazioni delle sì, alle sì, società che possono io, darti il loro contributo. Chiaramente sono, mi devo appoggiare per forza alle società, o perlomeno a uno scoutman che mi manda qualche statistica, qualcosa, perché altrimenti arrivare dappertutto. Chiaro. Ci ho avuto qualche collaboratore, ma poi si perdono nel. Poi vengono un po' fagocitati anche dal calcio e dall'altro sport. Però è una bella esperienza. Bene. Ragazzi, in conclusione, voi vi siete incuriositi il giorno dopo la partita, andate a vedere sui giornali, sulle testate, cosa si scrive, vi fate un po' influenzare da quello che leggete? O leggete, insomma? Sì, leggo, però non è che mi faccia influenzare, cioè magari ecco, vedo della Bartoccini, cioè io la vivo in primis, quindi secondo me magari le sensazioni che si provano sono diverse rispetto a ciò che si legge, non so, io non è che poi leggo tutto, leggo tantissimo e qualora le leggessi non è che hanno tantissima influenza. E voi siete un po' più la generazione dei social, no? Beatrice, tu? Io vado a leggere, sì, mi piace leggere magari le interviste, quindi delle mie compagne, allenatore, vari personaggi della società, però non do peso, cioè nel senso do il giusto peso, mm-hmm, quindi leggo per essere comunque informata, ma poi dopo l'ho vissuta, quindi non è che me la prendo, magari se fanno commenti o cose un po' così. Beh, devo dire che quest'anno è anche più difficile per noi giornalisti, perché non avendo accesso mai alla palestra, e quello che diceva Chiara prima si verifica ancora di più, perché certo, la sensazione che ho io da esterno può essere un'altra rispetto a quella che vivono loro. Certo. E quindi faccio ammenda, perché posso avere sbagliato tante volte nel giudizio, come anche per loro o per altre squadre, ma è veramente più difficile quest'anno, perché seguire dall'esterno insomma, sì, poi insomma essere presente magari solo alla gara, come dici tu, non vedi la gara, non vedi quello che c'è dietro e quello che c'è stato, magari ecco, hai preso una cantonata. Bene, noi speriamo di non prenderla, ragazzi, mi raccomando, per sabato l'appuntamento dovrebbe essere alle 17 al Palabarton, si attende a momenti insomma la conferma da parte della federazione, e in pochi, tra i quali Alberto, saranno tra gli eletti che potranno vedere quest'anno, purtroppo è così, però insomma noi faremo il possibile poi per farvelo sapere. Lunedì come sempre andrà la sintesi della gara. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio i nostri ospiti, Chiara Rumori, il libro della Bartoccini Forti Infissi Perugia, grazie Chiara, e mi raccomando, grazie, in bocca al lupo per sabato, così come a Beatrice Agrifoglio, alzatrice della Bartoccini Forti Infissi. Grazie. E grazie mille ad Alberto Aglietti, Simone Santi lo abbiamo già salutato e noi continuiamo a seguirlo sul suo pianeta Volley. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che andiamo in replica domani, l'appuntamento per martedì prossimo con Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z.